questa sera sono in compagnia di Vittorio Castellani, aka Chef Kumaré, che saluto. E allora, in occasione del festival, Buonasera. buonasera, in occasione del Festival Cultura Paesi e Confini che si terrà a Cuneo a partire dal 22 di ottobre, lo chef, anche se so che non le piace essere chiamato chef, poi vedremo dopo per quale motivo. Sarà ospite a questo evento che si terrà domenica a partire dalle 10:30 con uno show cooking alle Baladen di Cuneo. Allora, io partirei dal suo epiteto perché lei si definisce un gastronomade. Ma come è nato questo epiteto? Come mai le si definisce così? Chi l'ha inventato? Beh, allora, diciamo che tutto inizia nel lontano 91, 30 anni fa, quest'anno faccio 30 anni di attività, quando iniziai con una trasmissione radiofonica che si chiamava Couscous Clan, una trasmissione che è andata in onda poi per 5 anni, e il direttore artistico voleva che mi trovassi un nome d'arte, cioè non puoi condurre una trasmissione che si chiama così col tuo nome, Vittorio Castellani, quindi non mi veniva in mente nulla di particolare, e quindi una sera a cena, mentre discutevamo del format della trasmissione, avevamo mangiato molto, bevuto parecchio, praticamente eravamo un po' brilli, e gli dissi: allora Kumaré te la smangia bien? E lui è scoppiato a ridere e dice: bene, benissimo, ho trovato il nome, ti chiamerai Chef Kumaré, suona molto africano. In realtà è piemontese e va bene così. Quindi questo Chef Kumaré nasce in quel modo. Gastronomade invece, dato che tutti poi mi hanno scambiato per un cuoco, e con quel pretesto sono stato anche 4 anni alla prova del cuoco a cucinare, anche se cucino, ma non sono un cuoco, perché scrivo, organizzo, viaggio, insomma, faccio diverse cose, ma non ho un ristorante, non lavoro in un ristorante. Allora, mio figlio, appunto, in un tema dove doveva spiegare il lavoro del babbo, disse: appunto, mio padre è uno che viaggia, scrive, organizza, cucina, un gastronomade, e mi è piaciuto tantissimo. Quindi ho adottato questa definizione che in poche parole sintetizza le tante cose di cui mi occupo. E lei in particolar modo si occupa anche del food design, ho letto, ma che cos'è? Diamo una definizione del food design, cosa significa? Allora, food design vuol dire progettare nel mondo del cibo con gusto funzionale, se parliamo di locali, perché sotto food design può essere mille cose, può essere l'allestimento di un locale, quindi tutto lo studio del concept, dall'immagine alla linea di cucina, il concept e il format attraverso il quale poi si traduce un progetto. Vuol dire progettare nel mondo del cibo. Io mi occupo di eventi, faccio consulenze alle aziende su nuove linee di prodotti, sviluppo progetti di turismo gastronomico. Tutto questo, insomma, è food design, quindi la progettazione nel mondo del cibo con, diciamo, un'attenzione oltre che all'estetica, all'aspetto funzionale, oltre alla qualità e alla bontà del cibo, se si tratta poi di parlare proprio di piatti. Ecco, questo è il food design, grandi linee, insomma. Quindi quello di cui lei si occupa è portare a conoscenza e scoprire anche nuovi sapori che, etnici che abbracciano i continenti. Quindi si può dire, come lei nel senso ha definito, che lei crede nella dimensione sociale del food. Che cosa significa? Ma allora, questo, diciamo, ho viaggiato per 30 anni nei 5 continenti, ho visitato 63 paesi, molti di questi nel sud del mondo, e quindi sono entrato in contatto, oltre che con, diciamo, i ristoranti più importanti, più belli, anche poi con la povertà, con la dimensione della carenza di cibo. E quindi, diciamo, ho sviluppato una certa sensibilità rispetto al cibo, pensato in maniera inclusiva, no? Spesso quando si parla di cibo si parla di ristoranti esclusivi, di luoghi esclusivi. Ecco, a me questo concetto dell'esclusivo non mi ci ritrovo. Io sono per concetti inclusivi, non per non escludere
nessuno, per cui mi sono occupato nel tempo di diversi progetti che si rivolgevano a quelli che stanno più indietro, no? Quindi agli immigrati, ai rifugiati, ma non so, diciamo, è una sensibilità che ho rispetto a queste tematiche. Per il resto mi occupo di organizzazione di eventi, di consulenza alle aziende, di formazione, di giornalismo, però credo che ognuno di noi, se può fare anche qualcosa per rendere questo mondo un po' migliore, se lo fa è meglio, ecco. Ma come l'è nata? Quindi io così potrei anche definirla un gastronomale senza frontiere. Come sì. Com'è nata? Com'è nata questa sua... È una lunga storia perché sono 30 anni. Tutto nasce da due grandi passioni, che sono quella per il viaggio e per il cibo, che ho cercato di coniugare poi in modo creativo, a partire da una cosa che è nata proprio per caso, cioè non è che mi sono messo lì a tavolino a pensare, cioè, un giorno farò questo. Io ho studiato in tutt'altro settore, mi sono occupato di tutt'altro, mi sono occupato di musica, mi sono occupato di organizzazione di scambi internazionali, mi sono occupato anche di problemi sociali per un certo periodo. E nulla, e tutto è nato con questa trasmissione radiofonica che nasceva come conduttore, come contenitore musicale, dove però ogni giorno avevo in studio delle persone ospiti di varie nazionalità, le quali chiedevo poi di presentarsi portando musica del loro paese e poi congedandosi con una ricetta. Questa trasmissione, che è andata in onda per 5 anni su un'emittente radiofonica torinese, ha avuto molto successo, è entrata poi in un network nazionale ed è stata l'origine di tutte le cose. Poi a un certo punto ha cominciato a chiamarmi La Stampa, il Venerdì di Repubblica, i giornali, perché ho, diciamo, anticipato, sono stato probabilmente il primo in Italia a occuparmi in modo così approfondito di certe tematiche. E quindi mi sono a un certo punto ritrovato, poi c'è stato l'incontro con Carlo Petrini, con Slow Food, che insomma Carlin, quando mi ha detto su sì, il tuo mestè, cioè, mi ha convinto a mollare tutto e a mettermi a fare poi quello che è diventato il mio lavoro, ecco. Certo, e lei, appunto, come abbiamo prima anticipato, domenica sarà presente al Baladen con uno show cooking intitolato Tutti uguali e tutti diversi. Che cosa ci mostrerà? Che cosa farà? Sì. Ma allora l'idea è un po' quella di dire che le cucine, non esiste una sola cucina al mondo che non sia frutto dell'incontro, dello scambio con altre culture. Per cui a partire da 3 semplici ricette che verranno presentate da me e realizzate da 3 mediatrici culturali di 3 paesi diversi, Romania, Russia e Marocco. Queste signore, nel realizzare, nel presentare queste ricette che sono molto buone, anche molto semplici da fare, analizzeremo poi in modo spiritoso, anche divertente, metteremo a confronto con dei piatti della tradizione italiana. Ed è un modo un po', insomma, per conoscere le altre culture attraverso il cibo. Io uso il cibo come esca, gli italiani vanno presi un po' per la gola, e credo che la cucina, come la musica, come le danze, come molti aspetti delle culture materiali, siano, diciamo, un modo bello per avvicinare le altre culture. Spesso si parla dei problemi che qualche straniero ci porta. Io ho lavorato molto all'estero, in Francia e in altri paesi europei, dove invece si sono analizzate molto le culture, si è dato molto spazio alle culture, quindi parlare anche delle cose belle che ci portano gli altri e non sempre solo dei problemi, credo che ci aiuti così a convivere in modo migliore. Certo, e io ho letto, spulciando il suo curriculum, che lei ha avuto anche l'esperienza della cucina con gli insetti. Come l'ha affrontata? Ma allora, ho dedicato un capitolo di un libro che ho fatto per Einaudi, Il mondo a tavola, alla tematica dei tabù alimentari. In ogni parte del mondo ci sono delle abitudini diverse, alcune magari ci fanno un po' sorridere oppure ci fanno un po' ribrezzo, dipende dal punto di vista. Io nei miei viaggi
cerco sempre di approfondire questi temi e quindi mi incuriosiscono, voglio capire, voglio anche assaggiare, ho un piccolo zoo nello stomaco, ho mangiato un po' di tutto in 30 anni di viaggio, compresi gli insetti. In Thailandia sono stato nella regione del Disan, ai confini con Laos e la Cambogia, che è una regione tra le più povere della Thailandia, e lì ho scoperto che c'erano questa etnia entomofaga, che sono appunto gli Isan. L'entomofagia è l'atto di nutrirsi di insetti, e lo fanno sostanzialmente per povertà, per indigenza, e poi anche perché, dato che gli asiatici non mangiano latte e latticini, hanno problemi a fissare il calcio nelle ossa, per cui una carenza di calcio, e l'esoscheletro di alcuni insetti, compresi coleotteri, contiene la chitina che poi si trasforma e aiuta a fissare il calcio nelle ossa. Come li ho trovati? Allora, ne ho mangiato tanta varietà, 4 non erano male, 76 potevo anche evitarlo, insomma. Però non credo che siano il cibo del futuro, almeno lo spero, perché sicuramente c'è di meglio. Sì, no, io non ci credo, e spero di no, perché credo che ci sia di meglio da mangiare. Basterebbe ridurre il consumo di carne, consumare più vegetali e soprattutto consumare in genere di meno, perché noi, mentre in altre parti del mondo si continuano ad avere problemi di alimentazione, noi moriamo per l'eccesso di cibo. La maggior parte delle malattie, tumore, malattie cardiovascolari, diabete, sono legate a un eccesso di alimentazione, a un'alimentazione sbagliata. Quindi basterebbe che mangiassimo tutti di meno e meglio, e non ci sarebbe bisogno di pensare di mangiare gli insetti. Va bene, allora io la ringrazio molto per il tempo che mi ha dedicato e ci vediamo domenica al bar. Ringrazio io voi e vi aspetto domenica, sarà divertente e poi sarà anche gustoso, perché dimenticavo di dirlo, quello che vedremo a fare poi lo assaggeremo anche.